Neri, responsabile maggiore della comunità missionaria Porta Aperta di Alice. Con te, tu vinci per me le mie battaglie. Porta Aperta. Un aneddoto prima di incominciare. Noi siamo nati come movimento giovanile nel 1977. Era qualcosa di molto insolito cominciare con un nome di questo genere, fuori dall'ordinario, impossibile anche da capirsi. Dietro a noi tanti sorrisi e tanta ironia. Quante volte abbiamo sentito ripetere Porta Aperta per chi porta, chi non porta porta pure, pochi importa. E abbiamo ingiustito, diciamo, ma eravamo tranquilli, serenamente coinvolti in quello che avevamo intuito come l'intuizione più grande, diciamo, della volontà di Dio, come progetto di un qualcosa che andava oltre noi stessi, per cui anche se praticamente potevamo in qualche modo, specialmente i giovani che erano con me all'inizio, lasciarci male, non ci importava più di tanto. La nostra sorpresa è stata quando, diciamo, un anno dopo, ecco, è stato eletto al Soglio Pontificio Giovanni Paolo II, il quale per la prima volta nella storia, diciamo, di tutta la Chiesa, e penso anche, diciamo, nel suo primo discorso rivolto a tutti i giovani, a tutte le persone, si esprime in questo modo: aprite, anzi, spalancate la porta a Cristo. Tormentati dal dubbio, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Cristo ha donato il suo sangue, in te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Non potete manco immaginare quale fu la nostra sorpresa e la nostra rivincita per tutte quelle boccate amare che ci eravamo presi. Allora poi veramente, diciamo, non ci importa più di Porta Aperta, per chi porta, chi non porta, porta pure, per chi importa. E eravamo fieri e sapevamo praticamente che il Signore, ecco, aveva, diciamo, si era servito di noi per un progetto che andava oltre, diciamo, il nostro stesso pensare e il nostro stesso essere. Avevamo preceduto persino quello che la Chiesa incominciava ad intuire. Noi volevamo essere una porta aperta all'interno di questa Chiesa. Siamo entrati nel 40° anno di vita della comunità missionaria Porta Aperta. Se dovessi definire, diciamo, il suo stile, se dovessi definire la sua identità, la sua genesi, ecco, l'unica parola che mi viene, diciamo, in mente e che mi viene spontanea alle labbra è la carità. Carità intesa come agape, carità intesa come comunione fraterna, carità intesa come intimità col Signore risorto, carità intesa come l'espressione più alta dell'amore che riesce a donare completamente se stesso, così come praticamente ha fatto Gesù, donando completamente di sé e indicando la strada, diciamo, dell'amore e della carità ai suoi discepoli. Da questo, ecco, vi riconosceranno che siete miei discepoli, se vi amerete veramente gli uni gli altri come io ho amato voi. Siamo messi a servizio di ogni tipo di povertà, di ogni sorta di povertà, proprio perché avevamo incontrato un Cristo amore, un Cristo agape che aveva completamente sconvolto la nostra vita, che aveva dato novità nuova, novità, diciamo, totalmente diversa ai nostri stessi connotati, e ci aveva reso, diciamo, persone, ecco, capaci, ecco, di passare nel mondo come quel soffio di vento che accarezza la vita, come quel soffio di vento che accarezza i bambini, come quel soffio di vento che accarezza i giovani, che accarezza le famiglie, che accarezza gli anziani. Vogliamo veramente, diciamo, dire che la carità è stata veramente questa forza che prorompe dall'esperienza vitale dello Spirito Santo, che nella Pentecoste ha reso
nuove tutte le cose, ed è proprio, diciamo, da questa esperienza fondante dell'agape fraterna, della profonda realtà relazionale con il Signore, un Signore completamente, diciamo, capace di sconvolgere la nostra vita e di essere l'unica risposta a tutti i nostri bisogni, a tutte le nostre esigenze, a tutte le nostre problematiche. Ecco, da questa esperienza fondante, dicevo, nasce la mensa della solidarietà. Perché nasce, diciamo, come, ecco, conseguenza del fatto che, avendo incontrato Cristo, un Cristo risorto, che fa nuove tutte le cose e che, diciamo, invita noi ad andare ad annunciare, ad evangelizzare, gioco forza chiedersi come andare ad evangelizzare, come andare ad annunciare che Lui era risorto, che cosa potevamo fare in questa realtà, in questo contesto ben preciso, in cui non si vogliono, diciamo, ecco, dare soltanto risposte soltanto verbali, ma si vogliono delle risposte concrete che partono dall'amore, si nutrono dall'amore e danno tutto se stesso per amore. Ecco, ci siamo resi conto che il nostro voleva essere un servizio ad ogni tipo di povertà, a tutte le povertà, povertà materiali, povertà spirituali, povertà psichiche, povertà, ecco, fisiche, qualsiasi, diciamo, persona che bussasse alla nostra porta e che praticamente girando l'angolo avesse bisogno veramente di trovare una mano tesa, un volto amico e una porta aperta, noi ci siamo dette: vogliamo essere quella mano tesa, vogliamo essere quella porta aperta, vogliamo essere quel volto sorridente che ti dice benvenuto, era te che stavo aspettando. Ed è proprio per questo, benvenuto, era te che stavo aspettando, che nasce, diciamo, la mensa della solidarietà. Non è che nasce soltanto per dare un piatto di pasta caldo o nasce semplicemente per rispondere a un servizio, ecco, di povertà materiale, ma nasce per dire all'uomo che Dio lo ama, nasce per dire all'uomo che Dio non si è mai stancato di dire, ecco, all'uomo che Lui ha fiducia in Lui, che crede in Lui più di quanto l'uomo non crede in se stesso. E mi si avvicina un giovane. Era un ragazzo che poteva avere i suoi 19-20 anni, era un ragazzo universitario, e mi porge un sacchetto, diciamo, che aveva appena finito di comprare delle cose al supermercato, un sacchetto questo di carta dove di solito si mettono, ecco, i salumi, e mi fa: suora, ho visto lei davanti alla porta. E mi è venuto spontaneo fare questa riflessione: che me ne faccio io di questi salumi? Che me ne faccio io di queste cose che ho comprato? Forse qui dentro c'è qualcuno che ne ha maggiormente bisogno. Io non ho altro perché non sono, diciamo, con le tasche molto piene, però una sola cosa voglio fare, questo per me era essenziale, significava la cena di questa sera: li prenda e li dia a chi ritiene più opportuno darli. Voi che siete giovani sapete che cosa significa innamorarsi di una persona, sapete che cosa significa perdere la testa per quella persona, sapete che cosa significa cambiare totalmente e radicalmente per quella persona, fino, diciamo, a diventare obbedienza. L'amore è anche obbedienza. Io posso dirvi semplicemente una cosa: soltanto quando avete incontrato Cristo potrete fare questo, potrete dire: io sono quella porta aperta per la quale Dio ha scommesso, e di essere, per chiunque voi incontriate nella vita, voi girando l'angolo quest'uomo potete dire: ecco la mano tesa, ecco il volto amico, ecco la porta aperta che tu andavi cercando, perché Cristo è la mano tesa, Cristo è la porta aperta, Cristo è il braccio teso.